Oggi parliamo di musica, ma parliamo soprattutto di amore. Parlare di amore il 14 febbraio 2024 può sembrare molto banale, sicuramente lo fa già tanta gente e il modo in cui lo voglio fare io è un po' diverso. Anzitutto non mi voglio riferire all'amore romantico, all'amore inteso come l'amore della coppia, intendo parlare di un amore un po' più grande, un po' più universale, che secondo me è esattamente l'ingrediente che manca in tanti percorsi musicali. Potrebbe sembrare strano, molto strano, parlare di amore in questo senso, e ancora più strano e ancora più naif se vogliamo in un'epoca come questa. Secondo me invece non c'è tempo migliore per iniziare a parlarne e per iniziare a parlarne in maniera molto più profonda. Ti sei mai chiesta perché davvero suoni? Al di là dei motivi che ci vengono in mente all'inizio, che sono quelli più banali, ma cos'è, qual è la ragione che davvero ci muove a fare tutte quelle cose che sono piuttosto complesse, a volte molto complesse, a volte molto difficili, che sono quelle necessarie per arrivare a fare poi il musicista, oppure anche se non facciamo i musicisti per mestiere, ad arrivare a fare musica a un livello alto che ti dia una bella soddisfazione. Parlando di musicisti professionisti, io credo che tutti, prima o poi, chi più chi meno, siamo passati dalla fase del protagonismo, della voglia di salire sul palco, di essere ammirati, di essere approvati. Ma arriva un momento, e questo momento di solito non arriva a 20 anni, ma arriva un pochino dopo, quando si è un po' più maturi come persone e soprattutto come musicisti. Arriva un momento in cui tutto questo non basta, non basta più il successo, non basta più l'ammirazione del pubblico, non basta più vedere la tua foto sul giornale, non basta più nessuna di queste cose che prima ti elettrizzavano. Arriva un momento in cui sei chiamato a una scelta, perché deve davvero valerne la pena. La musica è qualcosa che dà tantissimo a una vita, ma richiede un grande sacrificio e noi siamo abituati anche a pensare alla parola sacrificio come qualcosa di negativo, qualcosa di brutto, qualcosa che ci toglie qualcosa. In realtà non è proprio così. Sacrificare in realtà ha a che vedere con il rendere sacro e io parlo di rendere sacro in maniera assolutamente laica e da persona non religiosa, spirituale sì, ma assolutamente non religiosa. Qual è la cosa più nobile e più bella che possiamo rendere sacra? È proprio l'amore. È proprio l'amore per la musica in sé. È il piacere che traggo dallo stare con i suoni, dal sentirli risuonare dentro di me, in sé e per sé. Tanto tempo fa, quando rincorrevo la tecnica in maniera ossessiva e certamente fuorviata, e cercavo disperatamente la soluzione di qualcosa, voglio arrivare a questo, quindi qual è la cosa che mi ci può portare? Qual è quel concetto, quella conoscenza, quel movimento, quella tecnica appunto che mi può portare fino là? Cercavo disperatamente di raggiungere qualcosa, di raggiungere magari appunto la performance perfetta, di raggiungere tutto quello che pensavo fosse giusto e bello in quel momento. E ogni volta che ho cercato e fino a che non ho smesso di cercare questo risultato in sé per sé, non l'ho mai trovato, non l'ho mai raggiunto e sono sempre rimasta piuttosto lontana da cose che invece poi ho raggiunto senza fatica quando ho smesso di cercare. Quando oltrepassi quella fase in cui cerchi disperatamente il risultato e invece ti concentri sul processo, ti godi il processo. Qui in Spagna c'è una parola, un verbo bellissimo che è disfrutar, sarebbe enjoy in inglese. E godersi qualcosa, godersi il piacere che dà quella cosa in sé e per sé, senza nessun altro fine che non sentire quel piacere. Quando ho iniziato a disfrutar del processo, per l'appunto, in sé per sé, le cose sono iniziate ad accadere una dopo l'altra, senza che io le cercassi. Cos'è che muove questa ricerca e questa gioia per il processo in sé? È proprio l'amore. Al di là dell'idea che possiamo avere di questa parola, la perfezione è qualcosa in cui siamo già perfettamente sostituibili. Viviamo in un'epoca in cui esiste oramai l'intelligenza artificiale, che è stato
comprovato lavorare molto meglio del cervello umano in tante cose. Certamente in tutti i processi prettamente matematici, tecnici, riconducibili a formule, non abbiamo alcuna speranza contro un mezzo del genere e la linea di non ritorno, secondo me, l'abbiamo già oltrepassata e dovremmo già aver capito che il futuro non sarà questo. O meglio, il futuro sarà nelle mani e soprattutto, mi verrebbe da dire, nel cuore di qualcuno che sa utilizzare un tipo di intelligenza diversa. C'è chi la chiama intelligenza del cuore, intelligenza esistenziale, intelligenza umana. Ci sono tante possibili maniere di rifletterci sopra, ma la cosa fondamentale è che è un qualcosa in cui la macchina, l'artificialità, non ci potrà mai assolutamente sostituire. Il futuro sarà il futuro per le persone che riusciranno a integrare questa maniera di sentire, di agire e di pensare in qualcosa di unico che abbraccia tutto quello che fanno. Ed è un qualcosa di cui, senza avere doti di preveggenza di nessun tipo, sono piuttosto sicura, perché dal punto di vista logico non può essere che così. Ci saranno tantissime attività in cui noi potremmo essere sostituiti alla stessa maniera e naturalmente anche meglio da qualcosa di artificiale. Mentre invece questa è qualcosa che non ci può essere tolta, è la caratteristica dell'essere umano. Vi ricordate Rigoletto quando all'inizio dell'opera proprio parla di quello che gli è stato tolto, no? Canta, mi è stato tolto quello, non ricordo le parole esatte dell'aria, ma il segno distintivo, la caratteristica peculiare dell'uomo, il pianto. Io devo solo fare ridere, no? Non posso piangere, quindi implicitamente dice non posso essere umano. E questo è il senso, non il pianto in sé, ma la capacità di commuoversi, di muoversi con qualcosa. Si parla di una connessione, non di una solitudine. Quindi tornando a quella fase egoistica di protagonismo in cui tutti passiamo prima o poi, quando poi la oltrepassi, la superi, non accetti più di vedere, di ascoltare qualcuno che suona esclusivamente per tutti i motivi di cui sopra, senza questo, senza l'amore, senza la passione vera, senza il fuoco. Io non ne posso più di ascoltare pianisti perfetti perché sono tutti uguali. E perché vi assicuro che è una noia mortale dover passare un pomeriggio, una giornata, spesso più di una giornata, ad ascoltare una dopo l'altra esecuzioni perfettamente sovrapponibili. Io in realtà non vedo l'ora che arrivi qualcuno che mi faccia sentire viva, che mi faccia pensare, che mi faccia sentire, che mi dia uno stimolo, che sia riconoscibile e soprattutto qualcuno che comunichi autenticamente. E tu puoi comunicare autenticamente al tuo pubblico solo se tutto quello che fai passa non solo da qua e da qua, ma anche da qua. Non so se lo sapete, ma è stato verificato negli ultimi anni scientificamente che il cuore ha una propria rete neuronale e questa è stata una scoperta incredibile, che ha in pratica provato dal punto di vista scientifico quello che tantissime persone sapevano dalla notte dei tempi. Sappi quindi che arriverà un momento in cui avrai bisogno proprio di questo tipo di amore per andare avanti e fare davvero il musicista tutta la vita, altrimenti arriverà una fase in cui ti verrà voglia di lasciare e non avrai forza sufficiente per andare avanti. L'amore per il processo, per la ricerca, è quello che ti permette di arrivare a una fase in cui, quando suoni, quando fai musica, stai bene e stai bene da sola o da solo, non per isolarsi dal mondo, ma nel senso della completezza, nel senso della pienezza di tutto questo. Ti rendi conto che non hai bisogno di niente altro e quando poi esci da questa bolla sei una persona completamente ricaricata, pronta a interagire con il resto del mondo in un'altra maniera, nella maniera che usa chi non ha bisogno di nulla e chi agisce appunto per amore, per scelta, ma mai per il bisogno di qualcosa. Quando sarai oltre il bisogno di essere riconosciuta, di essere ammirato, di essere potente, di poter dire di contare qualcosa,
Allora in quel momento arriverà quella fase, sarà il momento in cui la musica ti farà il suo regalo più bello e più importante. Ed è esattamente questo. Qualsiasi cosa possa accadere nella tua vita, nel momento in cui prenderai in mano il tuo strumento, si aprirà una dimensione completamente diversa. C'è un parallelo con la coppia, con l'amore inteso in senso romantico che si diceva all'inizio, che può rendere l'idea. Ed è il pensare a due persone che stanno insieme e stanno insieme da persone non complete, da persone che hanno bisogno della famosa altra metà, no? Qui si dice l'altra metà, la media naranja, no? L'altra metà dell'arancia, da noi l'altra metà della mela. Ecco, nel momento in cui sei una metà, non potrai mai formare un intero con qualcun altro. Sono due interi che riescono a integrarsi perfettamente, ma rimanendo perfettamente indipendenti allo stesso tempo. È qualcosa che a molti costa capire e in realtà è un concetto semplice. Si tratta di stare bene anche da soli e scegliere di stare insieme per il piacere di condividere appunto un percorso, magari una vita, magari tanto tempo. Nel momento in cui qualcuno, uno dei due, è dipendente dall'altro, non sarà una relazione sana. La stessa cosa avviene con la musica. Se tu stai con la musica per il bisogno di essere riconosciuto, di avere successo, di eccetera eccetera, di soddisfare magari le aspettative che hai su te stesso, che ha la tua famiglia, che hai per orgoglio personale, sono tanti possibili motivi. Se stai con la musica solo per questo, allora arriverà un momento in cui deciderai di non starci più, oppure ci starai soffrendo. Questo è quello che vorrei comunicare in realtà e continuo a pensare che non ci sia un tempo migliore di questo, un tempo in cui ce n'è più bisogno che oggi di prendere coscienza di queste cose, perché siamo tutti estremamente scollegati dalla realtà tante volte, tutti iperconnessi, tutti iperpresenti, ma in realtà molto poco presenti per davvero con noi stessi e con la nostra musica e di conseguenza anche con gli altri. Bene, spero che questa chiacchiera così a braccio non sia stata troppo lunga. Vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo alla prossima.